Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. Continuiamo l'avventura con Dishonored, con questo sesto appuntamento. Allora, avevamo lasciato il nostro corvo sulla brandina dopo che ha ucciso il sacerdote. Ora vedremo cosa ci aspetta. Indaga. Il nostro teletrasporter. La prima a iniziare fu una lattaia. Era malata una mattina. Una lattaia, cazzo si dice. Dovremmo incontrare il tizio lì, mo vediamo dove cavolo è. Sì, saltiamo giù da qui tanto. Sono incastrato sullo sgabello. Conosco il Golden Gate. Non come cliente. Golden ma Gate. Da me. Sì. Puttano. Salve, corvo. Salvo. Mi aspetto che Martin si unisca a noi. Sì, va bene. Non vorrei assillarti così di prima mattina. Ma ieri notte la servitù ha sentito qualcosa muoversi fra i tombini sotto l'edificio. Forse era un piangente. Un piangente. Dobbiamo indagare sui piangenti. La malattia è così avanzata. Sono solo cadaveri ambulanti, pieni di germi e insetti, se vuoi saperlo. Che schifo. Ti sarei grato se indagassi. Perché si chiamano piangenti? Si di una guardia ficcanaso. Piangiano. Ecco la chiave delle botole. Va bene. Manderei un servitore, ma morirebbe di paura sul corpo. È ovvio. Se hai scelto la linea morbida, forse Piero potrebbe creare un narcotizzante. Piero! Bene, andiamo da Piero! Ok, dardi alla... dai, narcotizzanti, sì, dai. Linea morbida. Piero! Che cazzo è? Che cazzo ci fai qua sopra? Ehi tu, Piero! Fermati! Corvo, amico mio! Ciao! Ti servono armi? No, o guarda... munizioni? Vuoi che crei qualcosa apposta per te? Una pipa d'acqua. Eccole. Track. Ma sì. Facciamolo buono, dai. Poi lo rifarò da bastardo. Cos'era? Eccolo. Tacchere. C'è un piangente nelle fogne e chi deve andare? Io, ovvio. Eccoci qua. Pop pop pom. Bene, 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 bene. Piangente? Sentilo. Piangente? Sono corvo, fatti vedere. Piangerai appena mi vedi. Faccia di cazzo. Sacco di batteri putridi. Cos'è sto posto? Ehi, figo. Che schifo, praticamente nuoto nella merda qua. Sentili, sentili. Che schifo. Saranno tutti pieni di... i batteri. Eccolo, eccolo, eccolo. Oh. Poing. Eccolo, quell'altro, quell'altro. E piano. Ping. Buonanotte. Senti come russo. Io quasi quasi ti prendo e ti butto così a fuochi. L'ho narcotizzato e me lo faccio affogare.
Cazzo, mi sta vibrando il pad in un modo pauroso. Mi sa che c'è in giro qualcosa. Di solito ci sono in giro le... cazzo si chiamano? Senti come russo. Cazzo, mi vibra di bestia il pad. Cazzo. Deve esserci qualche cosa. Ah, eccolo, eccolo. Ah, la runa. Un antico messaggio. Bla 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 bla. Che palle, non ho voglia di leggere, dai. Leggete voi, per favore. Ok. Però vibra ancora sto cazzo di pad, eh. Ecco perché vibravi, malandrino. Eccola lì, l'altra runa. Voilà. Bene. Poi, non c'è due senza tre. Eccolo. Però è un po' lontanina, Ma, andiamo a vedere se riusciamo a vedere, a capire dove può essere codesta runa. Eh no, mi sa che dall'altra parte. Oh, fanculo. Vabbè, torniamo indietro, va. Poi, qui cosa c'è? Niente. Qui dentro? Magari c'è un altro piangente? No, niente. Non ci sta un chezzo. Qui dentro cosa c'è? Perché non posso? Cosa c'è? Cucù? C'è qualcuno? No. Bene. Devo tornare fuori. Per caso sceso nelle fogne? No, no. Ho sentito dire che c'era un piangente. Arrivo da là sotto, da dove cazzo vuoi che... coraggio. Il sacerdote Martin è arrivato. Ce n'erano due. Sta parlando con l'ammiraglio. Di piangenti. Vogliono vederti. Va bene. Cazzo. E uno spunta dal tombino. E li domandano. Sei andato per caso nelle fogne? No, guarda. Corvo, ti ricordi di Martin? Sì. Era un sacerdote e forse presto lo sarà di nuovo. Mi hai salvato, ti ringrazio. Prego. Corvo, hai acceso la fiamma della speranza. No, non ho acceso Abbiamo niente ottenuto io. Informazioni dal diario di Campbell. Ottimo. Sappiamo dov'è imprigionata Emily Caldwin. Dimmelo. Al Golden Cat, è lì che si trova. Uno stabilimento per aristocratici. Poco più di un lurido bordello. Purtroppo c'è un problema. Sappiamo che i fratelli di Pendleton ci ostacolano. I gemelli Morgan e Custis. Non solo trattengono Emily, ma esercitano il voto parlamentare di cui abbiamo un disperato bisogno. Sì, i Pendleton devono morire. Ma soprattutto Emily deve essere portata in salvo, così la proteggeremo. Finché non avremo eliminato il Lord Reggente e i suoi uomini. Pendleton ti aspetta sul molo. Vuole parlarti personalmente. Molto meglio. Va bene. Andiamo allora. Ok. Iniziamo questa missione qui. Anche se non la finiremo sicuramente, ma... Corvo, posso rubarti un secondo? Che palle, cosa vuoi tu? Corvo? Ho richiesto questo colloquio. Vedi, ti sto inviando a uccidere i miei fratelli, Morgan e Custis. Sono orribili. È vero, l'avrai sentito. Non riesco a capire. Oltre ogni dire. Si assomiglia a Smith. Inoltre, agente Smith di Matrix. Lord Reggente. Oppure il tipo di Half-Life.
Freeman. Non avremo mai i voti necessari per impedire al tiranno di consolidare ulteriormente il suo potere. Oggigiorno si sa che usano l'amicizia con il Lord Reggente per depredare altri delle loro ricchezze. Sembra più agente Smith. Che non tutte le messe l'auricolare? In quarantena per via della peste. Ce l'hanno davvero. Li ho avvisati in ogni modo possibile. Davvero. Ma non mi hanno mai ascoltato. Stanotte li troverai al Golden Cat a gozzovigliare come... come sempre, ma fa attenzione. Li protegge la milizia. Ora va. Sì. Presto, prima che cambi idea. Va bene, ubriacone. Andiamo. Buono, andiamo a fare dalle pale. Ehi, barcaiolo, muovi il culo. Quando sarai pronto ti porterò al Golden Cat. Va bene. Ci ha accompagnato spesso Lord Pendleton. Va bene. Credimi. Andiamo. Bene. Destinazione Golden Cat. Distretto distilleria. Della distilleria. Fico. Facciamo questa bella missione. Anche se non la farò tutta, farò una parte, magari qualche missione secondaria, visto che nel primo pezzo non ho fatto la missione secondaria della nonna cencia, porca vacca, ce ne sono alcune secondarie che non ho fatto. Su, via. Ti porterò più vicino possibile al Golden Cat. Sì. Ma poi dovrai raggiungerlo da solo. Va bene. L'entrata è vicina a Holger Square. La cosa importante è fare in modo che la giovane Emily torni indietro sana e salva. I due Pendleton sono dentro. Sarà pieno di guardie. Ok. Forse Slack Joe ha qualche idea su come farti. Slack Joe. Se non ti uccide prima. Bene, ottimo. È qui il suo territorio. Lo trovi nella vecchia fabbrica di whisky con la banda di Bottle Street. Va bene, nella whisky fabbrica. Per combattere la peste. Io resto nascosto, ma tengo gli occhi aperti per te e la bambina. Va bene, hai una voce roca. Grazie. Ciò che Emily significa molto per te. Attento per strada, Corvo. Ieri ho visto un mio amico barcaiolo e mi ha detto che hanno piazzato una torretta su Clavering Boulevard. Il Lord Reggente ha paura da quando hai ucciso Campbell. Come fa a sapere che sono stato io? Bene. Andiamo a cercare sta fabbrica di whisky qua. Che cazzo. Il caos. No. Su, via. Oh cazzo! Oddio! Ma oh, figazza minchia! Che bordello, ragazzi! Oh, fa culo! No, no, merda! Ma vada via là! Vai, muori! Merda! Sì, sì, volevo farlo stealth, certo! Come no? Vieni qua! Vieni qua! Ma ah, muori! Ora sei mio. No, cazzo, schiva quello. Liberare la visuale. Voglio il tuo sangue. Anch'io. To. Tiè. Al culo. Oddio. Non mi sparano addosso, Cristo santo. Madonna. Vabbè. Forse è meglio pulire un po'. Qui, buttiamoli qui prima che qualcuno ha la bella idea di venire qui e vedere sto casino. Ok, nessuno ha visto niente, non è successo niente, non è successo niente.
Voi non avete visto niente. Che cazzo? Vabbè, andiamocene per i cazzi nostri. Tanto. Lo zoom. Attenzione, cittadini di Dunmore. Perché? Chi ha informazioni sulla morte dell'alto sacerdote Tadeus Campbell si faccia interrogare. Ma sì, ma che poi. Oddio! Che cazzo è? Oh merda! Oddio! Ehi, proprio l'uomo che cercavo. Slack Joe vuole parlare. Slack Joe. Andiamo a parlare con Slack Joe. Io non mi fido però. È lui? Sì. È proprio lui. Ehi, siamo qui per conto di Slack Joe. Vuole parlarti? Bene. Alla distilleria. Ok. Andiamo alla distilleria. Vediamo cosa ci aspetta qui. Eccoci qua alla distilleria. Bene. Andiamo a cercare Slack Joe. Ciao. Ehi, c'è un topo bianco lì. È albino. Il topo albino. Slack Joe ti sta aspettando. Va bene, andiamo da Slack Joe. Dove cazzo è Slack? Calma, te ne basta poco. Non lo sai? Slack Joe tiene per sé la roba migliore. Slack Joe, dove sei? Sono perso tutto. Passiamo di qua. Slack Joe. Ehi tu. Ehi là. Hai l'aria di un assassino. No, dai. Avevano proprio ragione. Eccolo qua, Slack Joe. Da come la vedo io, le uniche persone che vale la pena di ammazzare sono i due Pendleton al Golden Cat. Ho ragione, vero? Sì, è proprio così. Sono gemelli ricchi, malvagi e strani. Le pecore nere della famiglia. Certo. Non so perché, certo. Ma si nascondono lì da un po'. Mo. Stasera la sicurezza al Golden Cat è al massimo. Ci sono degli ospiti speciali. Vuoi entrare vestito così per uccidere i fratelli Pendleton? Forse ho un modo migliore per occuparmi di loro. Ma prima devi farmi un favore, chiaro? Strano. Qualcuno, non so chi sia, uccide i miei uomini, occupa il mio territorio e ruba le mie merci. Potrebbe essere un certo Galvani. Galvani? Ha inviato il mio uomo migliore a indagare, ma è sparito e... qualcuno deve scoprire che cosa gli è successo. Vai da questo Galvani. Vive qui vicino, sul Clavering Boulevard. Fammi questo favore e ti dirò come entrare al Golden Cat. Bene, abbiamo completato questa missione di andare dove c'è la fabbrica qui della cosa. Abbiamo parlato con questo tizio. E adesso lui ci ha affidato un'altra missione secondaria che potrebbe aiutarci per fare quella principale. Quindi ora usciamo da questo posto qua, da dove cazzo sono entrato, non mi ricordo più niente. Ma che cazzo? Ma non sono arrivato da qua io. Ok, cioè praticamente ho fatto tutto il giro quando c'avevo lì la porta. Vabbè, vado via al culo. Ok, quindi. Quindi niente. Quella missione la farò poi la prossima volta. Perché devo preparare tutte le cose per il weekend folle. Bene. Arriviamo alla porticina, poi vi saluto. Ok ragazzi,
questo gameplay finisce qui e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao da Genetic DNA.